La mia famiglia a Soqquadro, questo è il titolo che vengono oggi a presentare alle giornate professionali di cinema di Sorrento Elisabetta Pellini e Max Nardari. Che succede quando un bambino è l'unico ad avere i genitori ancora insieme? La mia famiglia a Soqquadro è una commedia divertente, sofisticata, nasce da un cortometraggio che ho scritto nel 2008, che ho realizzato nel 2008 e che ho portato avanti con difficoltà tra produzioni, riscritture ed è un sogno che si è realizzato. È una storia molto carina che parla di un bambino che è l'unico della classe con i genitori ancora insieme e che quindi, siccome sono tutti separati, decide di dividerli. Questa è un po' l'originalità del film. Sono molto felice di aver conosciuto Max e Roberto. E ero in vacanza in Sicilia e loro quando mi hanno chiamato, e casualmente anche loro erano in vacanza in Sicilia. E quindi ho fatto il mio provino per il film a Catania dell'estate scorsa ed è stato veramente esilarante perché io poi è una commedia, interpreto Paola Baldini, che è un personaggio molto particolare perché Paola Baldini è una donna che ha abbandonato il figlio e la famiglia per rincorrere la carriera, nella fattispecie la moda, lei si occupa di moda, e alla fine decide di tornare, è diventata una donna di successo perché capisce che la sua vita non ha senso senza suo figlio. Diciamo, è stata un'esperienza bella, dura anche nello stesso tempo perché essendo anche in produzione, quindi io ho lavorato con Max già in un primo corto che lui ha fatto, poi nel film, il primo lungometraggio di Max che si chiama Di tutti i colori che uscirà in Russia ora a febbraio per San Valentino con Frassica, con Ticino, Tosca d'Aquino e là ero solamente attore. E poi appunto con questo film La mia famiglia a Soqquadro è iniziata appunto questa collaborazione anche a livello di produzione e quindi mi sto affacciando appunto anche a questo mondo, quindi sto interfacciandomi sia ovviamente col mio lavoro d'attore e sia quello di produzione. Io credo che quando in un film c'è una bella energia, e questo è un film anche se vuoi low budget, però a mio parere sembra proprio un film di alto livello proprio su tutto, è stato curato nei minimi particolari con grande amore e grande attenzione. Quindi quando c'è una bella energia sul set, Ci siamo secondo me, divertiti molto, poi sì. arriva anche a casa. Siamo soddisfatti per quanto riguarda il cast degli attori, sono molto bravi, quindi venite al cinema Andate a a vederci. vederlo a marzo, Vi assolutamente. fate un sacco di risate, questo è sicuro.